Buonasera, sono Giulio Firpo, presidente dell'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo. L'Accademia Petrarca ha organizzato nell'ambito di Arezzo Crowd Festival una serie di cinque videoconferenze su alcune grandi epidemie, pandemie, pestilenze del passato, che hanno come caratteristica comune quella di essere state anche narrate, celebrate in qualche misura, se così è consentito dire, da grandi scrittori in grandi testi letterari e poetici. Che so io, l'epidemia che fa da sfondo al Decameron di Boccaccio, l'epidemia dei Promessi Sposi. L'epidemia dell'età di Marco Aurelio, quindi lì gli autori sono Galeno, Cassio Dione, Ammiano Marcellino, quindi l'epidemia di Atene, la peste di Atene con Tucidide, poi ripreso da Lucrezio nel primo secolo a.C. Abbiamo ritenuto appunto interessante focalizzare l'attenzione su queste pandemie, epidemie. Proprio anche in ragione del tessuto narrativo che le accompagna e che potrà essere utilizzato evidentemente dai relatori. E abbiamo ritenuto utile parlare di queste cose, vista naturalmente la situazione che stiamo vivendo tutti, perché può essere utile indagando e venendo a conoscenza delle cause di queste grandi epidemie, dei sistemi di contenimento che furono attuati e delle conseguenze che esse ebbero sul piano economico, sociale, politico e quant'altro, tutte esperienze anche attuali, appunto abbiamo ritenuto di grande interesse presentarle a un pubblico che auspichiamo particolarmente vasto, ampio e interessato. Io desidero ringraziare per questo, due amici, due stimatissimi professionisti a tutti noti in Arezzo, il dottor Marcello Caremani e il dottor Andrea Rinnovati, per aver accettato di essere relatori ciascuno di due videoconferenze. Il dottor Caremani questa sera inaugura la serie con la peste di Atene e poi parlerà della spagnola. Il dottor Rinnovati parlerà della peste del Decameron e di quella dei Promessi Sposi. Io, che non sono un medico, mi sono intromesso tra loro e tratterò della peste dell'età di Marco Aurelio, della peste cosiddetta Antonina, da un punto di vista ovviamente esclusivamente o in grande prevalenza soltanto storico-letterario. Ringrazio Arezzo Crowd Festival per questa opportunità e di nuovo grazie ai relatori e buona visione e buon ascolto a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Una considerazione fatta dal professor Firpo Giulio è che in questo momento di grave pandemia, secondo me, sono mancati in una valutazione corretta anche della situazione lo storico della medicina, perché un'occhiata al passato forse poteva essere utile anche per comprendere meglio quello che ci stava accadendo. Mi passi la prima diapositiva per piacere. Quando si parla della peste di Atene, noi non possiamo dimenticare il contesto in cui questo avvenne, perché nel 431 a.C. il re Archidamo II, il re di Sparta, insieme con i suoi alleati, la Lega Peloponnesiaca, invade l'Attica cercando uno scontro diretto con Atene. Però tutti gli abitanti dell'Attica si ritirarono nelle grandi mura e gli Spartani non rimase altro che devastare le campagne e poi ritirarsi.
avanti con la prossima. Il motivo di questo attacco, che secondo le fonti di allora erano, portarono a rompere i trattati e furono data la colpa ad Atene, più che altro la colpa di Atene era che era un impero che stava crescendo in maniera esponenziale e incuteva timore a tutto, persino agli stessi spartani. Questo era una questione di guerra, come sono sempre le guerre, una guerra di soldi, una guerra di potere, una guerra di economia. Avanti con la prossima diapositiva. Questa condizione, quando i peloponnesiaci invadero l'Attica, guidava Atene Pericle, il quale, appena viene a conoscenza di questo, riarma subito la flotta, trasferisce tutti i contadini delle campagne all'interno delle lunghe mura. A Sparta si trova davanti, aveva una superiorità importante, ma non poté far nulla contro una città ben difesa e che gli arrivavano continuamente dal mare gli alimenti. E quindi, di conseguenza, sì, chiamò i suoi alleati persiani, siracusani, attaccò, saccheggiò, ma non riuscì a fare niente, anzi, il contrario. Pericle, guidando la flotta, attaccò le coste peloponnesiaci, portando veramente dei danni. Avanti. Questa condizione, nella prima anno di guerra, 431, la devastazione dell'Attica non portò nessuna conseguenza ad Atene. Il problema avvenne il secondo anno, nel 430, quando la seconda invasione portò ancora una volta a stipare all'interno di Atene 200.000 persone. Atene si trasformò quindi in un fetido campo di profughi, sovraffollato, con scarsità di acqua, di alloggi, e fu veramente un mix ideale perché scoppiasse una epidemia, la prossima per piacere, dico così grave, che lascerà il segno nel tempo. C'era una profezia in quel momento che diceva: verrà una guerra dorica e porterà la peste. La guerra dorica era chiaramente la guerra spartana, gli spartani erano di origine dorica, quindi questa profezia, però vedete, lo storico Tucidide, che è un razionalista convinto, non era d'accordo, sapeva bene che un'epidemia del genere aveva delle fonti scientifiche ben diverse. Avanti. E sullo scritto, la prossima diapositiva, sullo scritto di Tucidide che noi dobbiamo ragionare, perché è su quello che abbiamo come elemento per poter capire meglio questa condizione. Secondo questo storico, questa epidemia nacque in Etiopia, poi si diffuse in Egitto, in Libia e tramite le navi arrivò al Pireo. Dal Pireo chiaramente arrivò alla città alta e quindi si diffuse rapidamente. La malattia si diffondeva con estrema rapidità, la gente moriva rapidamente e non solo, tutti i medici tentavano di curarla, ma morivano anche loro come i loro familiari. Per cui formularono suppliche, andarono negli oracoli, ma non riuscirono ad ottenere nessun risultato, fino a che chiaramente abbandonarono le armi del trattamento di questa forma. Avanti. Ma come si manifestava questa patologia? Improvviso, persone sane, quindi non erano persone ammalate, andavano incontro a vampate di calore, il che voleva dire febbre alta, arrossamento degli occhi, della gola che si sanguinava, poi chiaramente starnuti, tosse, dolori al petto, spasmi, difficoltà a respirare, che chiaramente portavano chiaramente a vomito, vomito prima gastrico e poi biliare. Così si può leggere chiaramente quello che descrive Tucidide nella sua Guerra del Peloponneso, dove chiaramente la peste di Atene è un elemento importante. La prossima. Dopo questi primi sintomi, la prossima diapositiva, cosa andavano incontro? Violenti convulsioni e chiaramente il paziente aveva all'esterno, non era molto caldo, ma il calore era estremamente all'interno, la pelle diventava rossastra, livida, c'erano pustole, ulcere e si aveva la sensazione di bruciore che portava alla ricerca dell'acqua fredda, buttarsi nell'acqua fredda e una sete inestinguibile, ma potevano bere e non avevano assolutamente nessun refrigerio né dell'acqua fredda né dell'acqua che bevevano. La prossima. Successivamente a questo, normalmente la prossima diapositiva, le persone di norma morivano tra il settimo e il nono giorno per questo calore intenso. Chi riusciva a superare questa condizione, la malattia, come diceva Tucidide, scendeva all'intestino e si verificavano ulcerazioni forti e una violenta diarrea, per cui quelle che non morivano nei 7-9 giorni morivano per debolezza causata da questa diarrea intensa. La prossima. Altri sintomi che seguivano a questa condizione erano che il male scendeva poi fino ai genitali, alle punte delle mani e delle dita, andavano incontro a delle necrosi, appunto,
persino venivano privati degli occhi. E quindi chi riusciva a vincere, a superare questa malattia, spesso diventava, direi, stupido, perché non riconosceva più né se stesso né i loro familiari. Avanti, la prossima diapositiva. Allora, vediamo la prossima diapositiva. Vediamo che cosa poi succedeva. Tutto, la gente moriva da tutte le parti, moriva per le strade, si ammassavano corpi uno sopra gli altri che ancora non erano quasi morenti si trascinavano fino a cercare un posto dove poter chiaramente morire. Morivano chiaramente nei tempi dove si erano rifugiati e rimanevano insepolti. Ma la cosa che colpiva era una cosa fondamentale. Gli animali che si cibavano dei corpi delle persone morte di questa malattia spesso morivano, quindi si andava incontro a quella che si chiama l'epizoozia. Questo è un dato importante per farci capire eventualmente quale poteva essere la causa di questa malattia. La prossima diapositiva, per piacere. Il male poi, non essendoci casa sufficiente, chiaramente le persone che arrivavano non trovano il posto dove poter sistemarsi, quindi morivano uno sopra gli altri. E quindi questo portava la condizione che tutti sapevano, che quando si ammalavano la loro sorte era una sorte che probabilmente avrebbe portato sicuramente a morte, per cui si lasciavano andare a qualsiasi empietà. La prossima diapositiva. L'analisi che si può fare, la prossima per piacere, è le caratteristiche di questa epidemia. Prima di tutto, un'epidemia che dall'Etiopia nell'arco di poco tempo attraversa il Mediterraneo. No, torna indietro un attimino, la precedente per piacere. Si diffonde rapidamente al Pireo e quindi ad Atene. Quindi una epidemia a rapida diffusione. Le epidemie di allora si diffondevano per via, se erano rapide, per via marittima con le navi. E le condizioni di Atene sono condizioni di una metropoli in gravissimo degrado, di abitazioni adeguate, affollamento, mancanza di acqua potabile, che favoriscono che cosa? Il pullulare di topi e dei loro parassiti. Quindi ci sta che chiaramente una malattia come questa venga portata dagli ettoparassiti degli animali come i topi. La prossima, per piacere. Se noi analizziamo poi i sintomi, qual è il sintomo più importante? La febbre molto alta, il mal di testa, la stanchezza, il mal di stomaco, il vomito violento, i sanguinamenti, la diarrea, le convulsioni e poi le lesioni cutanee, le pustole, le ulcere, la perdita delle mani, delle dita dei piedi, delle mani da probabile gangrena. E l'altra cosa importante, chi si ammalava più facilmente? I familiari e i medici, cioè tutti quelli che si prendevano cura dei malati. Altro dato importante è la morte degli animali necrofori, che si cibavano appunto dei cadaveri degli uomini. Quindi questi sono 3-4 dati che dal punto di vista storico, ma anche di storia della medicina, sono estremamente importanti. La prossima, per piacere. E allora, la prossima diapositiva. Un mese dopo la comparsa dei primi casi, la malattia aveva già preso le proporzioni di una epidemia, a tal punto che i marinai che attaccarono la città di Epidauro la contagiarono. E questo indusse gli spartani, che avevano una grande paura, si accorgevano di questo da che cosa? Dal numero di pire che bruciavano nella città di Atene, avevano paura di avvicinarsi alla città, per cui devastavano soltanto le campagne e rientravano a Sparta. E quindi non si avvicinavano a questa città, che chiaramente era piena di cadaveri e piena appunto di rischi di infettarsi di questa malattia. La prossima diapositiva. Questo è lo stato di allora in cui si viveva. Atene sospettò prima di tutto che Sparta avesse contaminato i pozzi del Pireo. Certo, la guerra batteriologica non è una questione moderna, è sempre esistita. 100 anni prima, quindi nel 540 a.C., Solone aveva sottomesso la città di Cirre mettendo un purgante nell'acquedotto. Quindi, in questo modo, i manuali di tecnica militare contemplavano la contaminazione dell'acqua potabile per indebolire le forze nemiche. Quindi il primo sospetto fu questo. Ma poi si accorsero che questo non valeva, dico, perché anche bevendo soltanto l'acqua potabile, la malattia chiaramente si diffondeva in maniera estremamente rapida con alta mortalità. La prossima. La peste portò ad Atene anche morivano tutti, morivano i politici, i legislatori, per cui una anomia, cioè un'assenza di leggi. I cittadini trascuravano le leggi umane e quelle divine, la morte aleggiava e tutti si dedicarono al piacere immediato e a tutto ciò che facilitava l'arrivarsi. Avanti. Vediamo come la descrive lo storico Tucidide questo momento. Imperava la morte con i suoi volti infiniti e come di norma accade in circostanze simili si raggiunse e superò di molto ogni argine d'orrore. Il padre accoltellava il figlio.
rivestendo le forme più dispari, la semplicità limpida della vita, che è il terreno più fertile per uno spirito nobile, che schernita si estinse. Non valeva il sincero impegno verbale per poter distinguere, distendere i cuori, né il terrore di violare un giuramento. Tutti cercavano con la violenza di ottenere tutto quello che potevano, e con fredda meticolosità tutto quello che potevano ottenere in quel momento. Quindi questo era veramente un momento in cui imperava. Insomma, mi ricordo in questo momento anche la situazione che sta vivendo anche gli Stati Uniti, dove in un momento di grave pandemia si aggiunge poi il terrore, chiaramente, e la violenza che si fa sulla gente inerme. Avanti con la prossima. L'altra cosa importante era il culto che si aveva allora ad Atene, ma in tutta la Grecia, per i morti, cioè i morti venivano seppelliti con onore o venivano bruciati su una pira, e qui chiaramente le famiglie non avevano più le casse per poter seppellire la gente. Allora cosa succedeva? Che se per caso c'era una pira disposta per un altro morto, si arrivava a quella pira, si buttava il proprio cadavere, si appendeva il fuoco subito in modo tale da poterlo bruciare. Oppure, se c'era una pira che già bruciava per con un altro corpo, si aggiungeva il corpo del proprio familiare. Quindi c'era veramente una città che era allo stremo e illegalità più assoluta. La prossima diapositiva. Ma la domanda che chiaramente ci si pone è questa: cosa successe veramente ad Atene? Atene aveva nel 431 30-40.000 abitanti, ma nell'Attica c'erano 200.000 persone, abbiamo visto. Si ebbero con questa pandemia 60-80.000 morti, di morti tra i civili, ma ci furono 9.500 soldati oppliti da riserva, cavalieri, con una mortalità totale del 35-40%. Mi dà la prossima, per piacere. Quanto costò questa condizione? Ma sapete, quando si muoiono da 20 a 30.000 maschi, si perde chiaramente un aspetto economico oltre che militare importante. La perda fu di 1.000 talenti all'anno, che corrispondono a 500 milioni di dollari attuali, pari all'intero fondo che Atene utilizzava ogni anno per proteggersi. E con la morte di 10.000 soldati, Atene non fu in grado, fino al 415 a.C., di sostenere in maniera adeguata lo sforzo bellico, perché non aveva più gli elementi, i maschi, i soldati, per poter rispondere agli spartani. Avanti con la prossima. Ma non solo ci fu questo, ma ci fu una cosa importante: l'epidemia uccise anche persone illustri. Uccise lo stesso Pericle, lo stratega a cui si deve l'errore grave di avere importato 200.000 persone all'interno della città, che furono responsabili della diffusione rapida di questa pandemia. Con lui morirono i suoi figli, morì la sorella, e Atene rimase senza una vera guida politica e militare, quindi era veramente in balia soltanto di una condizione di terrore e di morte. La prossima. Ma questa fu una vera epidemia di peste, fu una peste vera. Ci sono altre malattie che chiaramente potevano allora causare la morte di migliaia di atenesi. Questo sicuramente: una elevata contagiosità, un'alta mortalità, una malattia che lasciava un'immunità permanente. Avanti. Alcune malattie bisogna considerarle: la peste in primo luogo, il tifo petecchiale, le febbre emorragiche, il virus Ebola, di cui abbiamo sentito parlare anche negli anni passati, e l'ergotismo. La prossima. Che cos'è l'ergotismo? L'ergotismo è una epidemia che successe nel 900 d.C., la prossima diapositiva, che colpì più che altro il nord Europa, dove la gente, mangiando la segale contaminata da un fungo, Claviceps purpurea, andava incontro a un'epidemia di danno delle gambe, che fu chiamata anche mal degli ardenti, perché produceva questo fungo una tossina che dava vasocostrizione con necrosi degli arti inferiori, ma anche l'acido lisergico, famoso LSD, che poteva dare chiaramente crisi convulsive. Quindi, però, questa direi è più una condizione di storia della medicina, non si adatta minimamente a questo tipo di pandemia. La prossima. Una delle condizioni importanti, la prossima diapositiva, fu quando negli anni passati ad Atene, nel 2005, nella costruzione della metropolitana, fu trovata una fossa comune, quella che voi vedete nella diapositiva, con 1.000 scheletri. E sicuramente era una fossa che era dovuta a una grave epidemia, per cui fu fatto riferimento al 430 a.C. Nei denti di tre di questi scheletri fu trovato il DNA
della salmonella tifi, cioè l'agente responsabile del tifo. Però è vero, il tifo colpisce più in tempo di guerra e più nelle situazioni di carestia, di estrema condizione di disagio. Non uccide mai però prima dei 7 giorni e può provocare complicazioni, può dare una diarrea importante che disidrata la persona e può portare a un collasso cardiocircolatorio con la morte. La prossima, per piacere. Però vedete, in era preantibiotica la mortalità era il 10%. Di cosa si moriva? Per il distacco delle croste, delle escare, così si chiamano, che erano nell'intestino, che potevano far sanguinare, che è una complicanza che raggiunge fino al 15% il tifo non trattato con gli antibiotici, e la perforazione, che è una complicanza gravissima, però molto molto rara. Ma vedete, il tifo in era preantibiotica si diagnosticava bene, perché si sviluppa in 4 settenari. La prima settimana c'è la febbre con il meningismo, i dolori, la seconda settimana con la febbre e la diarrea, la terza settimana con lo stato confusionale, il dimagramento, la mancanza di appetito e la quarta con la guarigione. Avanti la prossima. Ma perché possiamo dire che il tifo non c'entra in questa condizione? Gli animali necrofori con il tifo non muoiono, anzi sono quelli che possono trasmettere anche la malattia. L'insorgenza è molto più lenta, non si ha una diffusione così rapidissima come abbiamo visto con la peste di Atene, si trasmette per il via oro fecale, per cui fanno attenzione all'acqua e agli alimenti, si può evitare chiaramente il contagio. E quindi, e l'altra cosa, trovare il DNA nei denti delle persone che erano morte, chi ci dice che quelle 3 persone avessero avuto il tifo, ma tutte quelle altre 1000 chiaramente erano morte di un'altra condizione. La prossima, per piacere. E allora si è spolverato un'altra patologia, il virus Ebola. Il virus Ebola è stato trovato, il virus, nel ratto norvegicus, e ha fatto ipotizzare che questo ratto sia stato infettato 20 milioni di anni fa da questo virus. L'Ebola ci sta molto come diagnostica differenziale con la peste di Atene, perché dà una febbre brusca, un mal di testa, un affaticamento, mal di stomaco, vomito violento, intensa diarrea, sanguinamento, convulsioni, confusione, eruzioni cutanee, ulcere, perdere delle dita, delle mani e dei piedi. Avanti con la prossima diapositiva. Però che cosa è, passami la prossima per piacere, che cosa è che secondo Kazayan i sintomi e i tassi di mortalità sono quelli della peste di Atene. Oltretutto i medici, lo sappiamo, sia per il virus Ebola che per la peste di Atene, sono quelli che per primi si ammalano e anche muoiono per questa condizione. E il virus Ebola può essere una patologia molto più vecchia, ma ci sono 2 condizioni che non ci stanno. La prima è che gli animali non muoiono durante l'epidemia di Ebola, non c'è epizoozia. Ma l'altra cosa ancora più importante, il Rattus norvegicus è arrivato nel mondo moderno solo nell'anno 1000, quindi nel 430 a.C. questo non c'era. Allora, andiamo a cercare il tifo esantematico, altra patologia grave specialmente in tempo di guerra. Nel 1577 in Messico morirono 2 milioni di indiani, nella ritirata russa dell'armata di Napoleone fu decimata questa malattia. Ma nella prima guerra mondiale si ebbero 30 milioni di casi in Russia con 3 milioni di morti ed epidemie nell'esercito serbo, austriaco e tedesco. E le pulci e i pidocchi trasmettono la ricchezza provazecchi, che è la gente responsabile di questa malattia. Avanti. Certo, i sintomi sono molto simili, febbre con mal di testa, brividi, dolori muscolari, tosse, congiuntivite, vomito, agitazione, prostrazione, un esantema. Ma che cosa è che non torna? La patologia è prevalentemente invernale. Questa, la peste di Atene, capitò d'estate e chiaramente non ci sono una mortalità elevata negli adulti e in genere molto lieve nei bambini. La peste di Atene colpì tutti e non ci fu l'epizoozia e quindi conseguenza in era questa patologia, anche questa si può tranquillamente escludere. Avanti. E allora riprendiamo la nostra problematica, la peste. La peste nei secoli veramente ha sconvolto il mondo con numerose epidemie, pandemie, è stato un flagello. Pensate che a Marsiglia fece 100.000 morti, a Venezia 50.000, quindi si parla che ogni volta che arrivava veramente distruggeva un'intera popolazione. Avanti. Ma se noi andiamo a guardare la prossima diapositiva, per piacere, se noi andiamo a guardare un pochino le pandemie, si è descritta la prima epidemia a Troia e la seconda ad Atene, ma queste non hanno avuto mai conferma. La prima vera pandemia si ha con la peste di Giustiniano, 542 a.C., che nasce dal Pelusio in Egitto e fu una peste bubbonica. Si diffuse a Costantinopoli, Italia, Gallia, Germania. La seconda pandemia, 1346, nata in Asia, arrivò in Europa, fece 24 milioni di morti.
con epidemie minori, Milano, Londra, Marsiglia, e fu chiamata peste nera. Forse fu una peste polmonare settisemica. La terza pandemia, quella del 1893, che fece molti milioni di morti, ma ne sono stati descritti bene, l'ultimo focolaio italiano è stato nel 1945 a Taranto e Messina, e fu una peste bubbonica. La quarta epidemia è ancora in corso, abbiamo avuto casi in Madagascar e casi negli Stati Uniti. La peste è un'infezione batterica causata da Yersinia pestis e trasmessa da una pulce dei ratti, la Xenophila scopis, che è molto meno dalle pulci dell'uomo e da pidocchi, e chiaramente si trasmette prevalentemente a livello linfatico, quindi dal punto di inoculazione poi arriva sui linfonodi, dove causa il famoso bubbone, che altro non è che un grosso linfonodo infiammato, infettato e pieno di pus. Ma vedete, la peste da epizozia, perché colpisce prima i ratti, ma può colpire anche cani, gatti, asini, scimmie e cammelli. Quindi l'epizozia c'è. Quali sono le forme? Le più importanti sono la forma bubbonica, la peste settisemica e la polmonare. Avanti. La forma bubbonica è quella classica, cioè la febbre alta, il mal di testa, la debolezza, il dolore alle estremità, il delirio, il volto congesto. Si formano pustule e dalle pustule chiaramente si gonfiano i linfonodi con i bubboni. Si hanno lesioni cutanee, esantemi, vescicole, pustule, disturbi neurologici anche particolarmente gravi e anche disturbi oculari, con perdita anche della vista. E quindi questa può evolversi dai linfonodi, passare nel sangue e dar luogo alla peste settisemica. La prossima diapositiva. La peste settisemica è la propagazione nel sangue della Yersinia dal bubbone e quindi si diffonde a tutto l'organismo. In cui si hanno la necrosi delle dita, delle mani, dei piedi e poi si espande silentemente. Questa è dovuta ad una CID, ve la traduco dal medichese alle persone che non conoscono la medicina, è una coagulopatia che causa trombosi e emorragie, ischemizza e quindi causa necrosi per gangrena secca, va bene, con emorragia sistemica. Per cui si ha insufficienza del respiro, insufficienza di cuore, dei reni e dei fegati, e quindi il paziente muore spesso in brevissimo tempo, qualche volta in un giorno stesso dall'inizio della malattia. La prossima, ma quella che è più importante, è la peste polmonare. È una forma grave, causata da localizzazione nei polmoni, quando un focolaio di infezione si propaga a questi organi. Può presentarsi come complicanza la forma bubbonica, ma può essere anche primitiva, e questa è la peste importante. Il periodo di incubazione vale da 1 a 7 giorni, e si diffonde con che cosa? Con i colpi della tosse. Non c'è bisogno della pulce del topo o del morso del topo per causare la peste. E con che si caratterizza? Febbre, tosse, affanno, cianosi, mucose, debolezza estrema, disturbi neurologici. E chiaramente il fatto che si può trasmettere e non esserci il bubbone deve chiaramente far pensare, e questa probabilmente è stata la famosa peste nera, dove dalla peste bubbonica siamo arrivati alla peste settisemica e poi la peste polmonare, che non ha più avuto bisogno per diffondersi di nessun elemento, quale appunto il topo e la pulce del topo, per trasmettere la malattia. Avanti. Allora, se noi guardiamo un pochino i sintomi, li mettiamo tutti in 5 insieme, peste, tifo, tifomurino, ebola, ergotismo, e vediamo tutti i sintomi che abbiamo riassunto da ciò che ci ha riportato Tucidide, vediamo che se noi realizziamo la peste ce li ha tutti i sintomi, persino l'epizozia e la mortalità stessa, 40%, abbiamo visto che la peste da Atene fece una mortalità del 40%. Qual è l'altra patologia che può dare una condizione simile? È l'ebola, ma che cosa manca? Manca l'epizozia, gli animali non muoiono di virus di ebola e la mortalità raggiunge il 75%, quindi non ci sta. Avanti con la prossima. Quindi se noi dobbiamo fare un'ipotesi su quello che noi conosciamo oggi, possiamo dire probabilmente allora c'è stata una peste settisemico-polmonare che può essere iniziata come peste bubbonica in Africa, in Etiopia, per poi divenire altamente contagiosa con la forma polmonare che abbiamo visto che non ha bisogno poi del topo e della pulce, con elevata mortalità, con evoluzione settisemica. Ma però, la prossima diapositiva, dobbiamo dirlo che i sintomi di una malattia nota con il tempo possono cambiare, modificarsi. Lo stiamo vedendo anche con la pandemia Covid, che chiaramente possiamo vedere una riduzione di una sintomatologia molto più grave rispetto all'inizio. E possiamo dire anche che un patogeno di allora può darsi che non esista più. Abbiamo visto sparire
come l'encefalite letargica di Fono Economo, una patologia che esisteva all'inizio del Novecento, che non abbiamo più rivisto. Quindi il virus o il batterio può essere stato un altro. Non solo, ma ci potevano essere che in quel momento, dato che Atene era molto affollata, non c'era cibo, non c'era acqua potabile, c'era l'aumento degli insetti, dei pidocchi, dei topi, dei rifiuti, che ci potesse essere non soltanto una peste, ma anche altre patologie come il tifo esantematico, come il tifo addominale. Vedete un pochino il DNA trovato nei denti di quei tre scheletri ad Atene, a direi portare chiaramente a confondere ancora di più questo tipo di grande problema, questa pandemia che ci ha interessato alla metà del 1000 a.C., cioè nel 430 a.C. Ultima diapositiva, che è una curiosità che io voglio segnalarvi perché mi piace. Vedete, nel 1996, in una cerimonia nella Sparta moderna, i sindaci di Atene e di Sparta, alla presenza del presidente della Grecia, hanno firmato un documento. Che cos'era? Era la conclusione della guerra del Peloponneso, perché malgrado il conflitto fosse terminato nel 404, una pace vera e propria, un vero trattato di pace, non era stato mai stipulato. Quindi curiosità questa, per dirvi che questa grande guerra così nefasta, va bene, perché poi chi le legge Tucidide si accorge veramente che cosa fu veramente la guerra del Peloponneso e rispecchia tutte le guerre del mondo moderno, oltretutto, va bene, non si era mai conclusa con una pace. Né l'Atene né Sparta avevano raggiunto questo Concordia. Grazie per avermi ascoltato.